4. Il 6 marzo esce Wrecking Ball, il nuovo album di Bruce Springsteen. Massimo, l'hai sentito? Cosa ne pensi? Beh, l'ho sentito di sfuggita perché ancora è un qualcosa di molto fresco, però come tutte le cose di Springsteen è qualcosa da ascoltare con molta attenzione. Se uno non conosce Springsteen e magari ascolta solo le canzoni da CD, ha una percezione molto limitata di quello che magari può essere l'artista, perché comunque è un artista che dal vivo rende in maniera sicuramente maggiore. Ce la caviamo da soli, ci aiutiamo fra noi, dovunque sventola questa bandiera tutti insieme ce la facciamo. Può essere una frase comunque che va benissimo per una squadra. Ma comunque anche fare il cantante penso sia un gioco di squadra, perché alla fine quando sei su un palco sei con altri membri della band con i quali devi comunque collaborare, devi giocare in un certo senso. Partirà il tour, sarà anche in Italia, ci sarai? Lì è d'obbligo. Hai già visto tu dal vivo? Sì. Quante un po' di volte? Un pochino sì, adesso non le ho contate, ma siamo sui 15-16 volte, sì. Ho avuto l'occasione di conoscerlo, solo stringergli la mano, avevo una penna in mano, mi è venuto in mente di farmi scrivere la mia canzone preferita con la sua calligrafia sul braccio, e il giorno dopo sono andato a farmela tatuare. Che è Born to Run. Che è un po' anche, diciamo, la sintesi della tua vita. Anche perché se non si run, che cosa si fa? Baby,